eccoci qua, nostri amici, dal nostro super amico Leonardo, la super pescheria. Ciao Leonardo! Ciao! Abbiamo del bel pesce fresco, oggi ci cimenteremo per la spiegazione della frittura di Paranza. Un bel chilo. Ben trovati amici della pizzeria Tarantella, eccoci qua di fronte al nostro bellissimo pesce fresco dato dal nostro pescivendolo Leonardo. Farina, pepe, sale e limoni di Sorrento. Tutto ci abbiamo, anche il setaccio. E adesso via con la preparazione. Prendiamo il nostro pesce, lo mettiamo nella farina, lo setacciamo e poi tutti in cucina a friggerlo. La preparazione del nostro pesce, lo prendiamo e lo infariniamo. Con l'aiuto di questo bel setaccio, dopo infarinato pesciolino per pesciolino, ecco qua, lo poniamo sul piatto. Andare in cucina. È un piatto semplice da preparare, i tempi di preparazione, da come vedete, sono solerti. Poi mi ricorda il profumo questo pesce di mia nonna quando mi faceva la fritturina. Io mi leccavo le dita, mio nonno lo mangiavo, io di nascosto impepavo esageratamente il piatto della nonna e tossiva, io ridevo. Eccoci qua, i limoni di Sorrento, poi mi ricordo, salivo sull'albero. La quantità giusta per due persone, ecco, è una quindicina di pesciolini a testa. Pronti, pronti per essere fritti. Pronti per la cottura. Ecco qua, adagiamo il nostro bel pesce fresco infarinato nel cestello della friggitrice. Meglio se a casa abbiamo una cassuela in alternativa, olio bello caldo, va benissimo l'olio per friggere e gli diamo una cottura fin tanto che non si vedrà bello dorato. Pronto, dopo 2 minuti di cottura, dorato e croccante. A casa preferibilmente, ecco, mettere carta assorbente sotto e tutto qua, qualche fetta di limone e pronto da servire bello caldo a tavola con pepe e sale.